Salve, Sirona. Ho ricevuto il suo gufo. Come va? Salve, amico mio. L'hai poi trovato, Lodgok? Sì, grazie. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. Le mandai i suoi saluti. Mi fa piacere. Non ti chiederò i dettagli della tua conversazione. E mi asterrò dal rinnovarti le mie raccomandazioni, ma spero che sarai prudente. Quali che siano i vostri piani. Io... Ma certo. Comunque il suo gufo diceva che le serve il mio aiuto. È così. Penso che tu sia la persona giusta per fare un favore alla mia amica Dorothy Sprottle ad Upper Oxfield. Non ho ancora avuto il piacere di conoscerla. È un tesoro. Il suo defunto marito, Aiden, era amico di mio padre. Da adolescente, quando passavo l'estate qui a fare la cameriera, abitavo da Dottie Aiden. Dopo la morte di Aiden l'ho rivista qualche volta, ma sono stata così occupata con il pub che non le ho dedicato tutta l'attenzione che avrei voluto. Potresti fare un salto da lei? Potrebbe aver bisogno di aiuto per procurarsi gli ingredienti per la pozione rigeneratrice. E già che ci sei, potresti anche recuperare una mia scatola con vecchie lettere e altri ricordi. Come mai la signora Sprottle tiene delle scorte di pozione rigeneratrice? Dottie è un'abilissima pozionante. Rifornisce i venditori ambulanti di pozione rigeneratrice. Una normale precauzione che purtroppo è diventata una necessità da quando i seguaci di Ranrok minacciano le vie commerciali. Passerò da lei non appena avrò un attimo. Significherebbe moltissimo per me e per Dorothy. Quando è stato colto da un malore, Aiden stava venendo qui per darmi la scatola di lettere. Dottie potrebbe sapere dove l'ha persa. Il borgo è a nord, non lontano da Hogsmeade. Porta i miei saluti a Dottie. Una risorsa molto utile, la tua guida pratica. Hogsmeade, sto arrivando. Questo posto ha visto giorni migliori. Ah, Upper Oxfield. Dove si troverà la signora Sprottle? Revelio! Bardolf Bond sarebbe già dovuto tornare. Sarà stato preso dai maghi oscuri. Potrebbe rivelarsi pericoloso se non faccio attenzione. Peccato che Bardolf si sia affidato alla magia oscura. Di sicuro Rookwood c'entra qualcosa con la sua scomparsa. Mi scusi, stava parlando di un certo Bardolf Beaumont? Sì, ma non credo di conoscerti. Io sono Dorothy Sprottle. Stavo parlando del fratello di Claire Beaumont, Bardolf. Pare essere scomparso. Si dice fosse nella foresta a praticare la magia oscura. Io stessa l'ho visto vicino a delle rovine con gli uomini di Rookwood. Temo si sia messo nei guai con gli Ashwinder, soprattutto se ha fatto loro una promessa che non può mantenere. Aiuterei io stessa nella ricerca, ma nessuno vuole rischiare di incappare nei seguaci di Ranrok. Pare siano ovunque. Posso provare a cercarlo io? Ogni aiuto è ben accetto. Per prima cosa parla con Claire. Forse ha indizi che potrebbero esserti utili.
Quello che posso dirti è che Bardolf è stato visto l'ultima volta nella foresta con un maglione fatto ai ferri da Claire. Troverai Claire al suo negozio, se vuoi parlare con me. Cosa abbiamo? Revelio! Allo, Mora! Revelio! Meglio indagare. Incendio! Expelliamo! Confringo! Defuso! Bomba! Quell'interno si indossa un maglione di lana. Deve essere fatto! Defuso! Revelio! Uno scritto dal diario di Bardolf. Aveva sentito parlare di un piano che lo riguardava. Per Hogsfield, dove si troverà la signora Sprottor? Spero davvero che mio fratello stia bene. Non ho potuto fare a meno di sentire. Ha menzionato i seguaci di Ranok. Sì. Non immaginavo si sarebbero spinti a tanto. Sono Claire Beaumont, a proposito. È un piacere. Ranrock e i suoi si sono accampati qui, senza alcun riguardo per il nostro amato borgo o per i nostri affari. Davvero spietati. Mio fratello ha osato opporsi a loro ed è finito a San Mungo. Non so proprio più che fare. Come ci è finito tuo fratello Bardolf al San Mungo?
Bardolf aveva trascorso la giornata a raccogliere erbe e radici per noi. All'improvviso sono arrivati dei seguaci di Ranrok che gli hanno chiesto il suo raccolto. Bardolf ha rifiutato. Accecati dall'ira, lo hanno scagliato contro una roccia e derubato. Uscito dal Sammungo, Bardolf ha giurato vendetta. Ora temo che si stia cimentando in pratiche magiche di cui si pentirà. Ha detto che i seguaci di Ranrok si sono accampati qui. Dove precisamente? A sud, dall'altra parte del fiume. Da quel che so, in ogni accampamento ci sono diversi di loro. Io non oso avvicinarmi. Perché non si allontana dalla zona per un po'? A Perogsfield è casa mia. Io e Bardolf siamo cresciuti qui. No, non ce ne andremo. Quando mio fratello avrà fatto ritorno, allora decideremo cosa fare. È andato da Victor Rookwood a cercare consiglio. Io non ero d'accordo, ma forse alla fine ci sarà utile. Purtroppo conosco molto bene i seguaci di Ranrok. Forse posso fare qualcosa. Per quanto mi piacerebbe liberarmene, non vorrei che rischiassi di rimanere ferito o peggio. Ti prego, fa attenzione. Non dovremmo vivere nel terreno. Questa è la nostra casa. Sembra che la situazione stia peggiorando. Devo stare in guardia. Abbiamo visite. Ah, ma se non ti abbuffi puoi marciare più a lungo, è vero. Il pasto pesante ti rallenta. Mangia leggero e sarai scattante. Ma chi ci sta? Chi va là? Aspetta un po'. Expelliamo. Incendio. Prego. C'è qualcuno? Expelliamo! Incendio! Uno mano in mano! C'è qualcuno! Che arrogante! Proteggi! Basta per il suo! Expelliamo! Incendio! Sapevo di non preoccupare di te! Expelliamo! È soltanto di Ranrok. Un accampamento è andato. Ne manca un altro.
Felice. Sembra un posticino grazioso. Spero davvero che mio fratello stia bene. Buongiorno, Madama Beaumont. Buone notizie. Ho sgomberato l'accampamento di Ranrock. Davvero? Ma come hai fatto? È stato molto difficile e si erano trincerati, ma ce l'ho fatta. Mio fratello sarà molto felice della notizia quando tornerà. Hai salvato il borgo, mio giovane amico. Non lo dimenticheremo. Ora sono in pensiero per gli altri borghi. Ranrock e i suoi sono molto diversi dai goblin che conosco. Che cosa c'è in vendita? Cosa stai cercando? Oh, ti ringrazio, di cuore. Splendido! Di articoli come questo non ne ho mai abbastanza. Grazie mille della visita! Non mi dispiacerebbe qualche spicciolo.